Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. E adesso posso dirlo che Princess Castle non è più un segreto? Che bello! Oggi siamo qui perché voglio raccontarvi questo monitor, che è il Samsung Wireless Charging Monitor, ossia il monitor di Samsung con ricarica wireless. Questa versione è un 23,6 pollici, esiste anche una versione da 27 pollici, se volete qualcosa di più enorme per lavorare. È un pannello PLS LED con una risoluzione Full HD, ha un angolo di visione di 178 gradi, il che vuol dire che se vi spostate, quindi lavorate così come sto facendo io adesso, lo vedete bene ugualmente. Da gangsta. Inoltre il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un tempo di risposta di soli 4 millisecondi. Il design, come potete vedere, è assolutamente molto curato, ha questa finitura blu semi trasparente su tutti e quattro i lati. La cornice è stata ridotta notevolmente, come potete vedere, per lasciare più spazio al display. Sulla parte posteriore troviamo naturalmente gli ingressi, abbiamo una porta HDMI, un DisplayPort, un VGA, un jack per le cuffie e il mini joystick per la gestione del menu OSD. La caratteristica principale di questo monitor risiede naturalmente nella base, che è pensata per ricaricare tramite induzione gli smartphone. Per esempio, prendiamo il telefono di Fiona contro il suo volere e mettiamolo in ricarica. Il LED diventa rosso perché il telefono si sta ricaricando. Nel momento in cui il LED diventa verde, vuol dire che la ricarica è terminata, la batteria è al 100% e potete, se volete, toglierlo dalla base. Sono compatibili tutti i dispositivi che utilizzano lo standard QI, cioè lo standard che è maggiormente diffuso in questo momento, quindi probabilmente se il vostro smartphone ha la ricarica wireless sicuramente funzionerà con questo monitor. Quali sono le altre caratteristiche di questo monitor? Prima di tutto è compatibile con la tecnologia AMD FreeSync, il che vuol dire che sincronizza, mi sono già dimenticata, la frequenza d'aggiornamento del monitor. Ciò significa che sincronizza la frequenza d'aggiornamento del monitor con i fotogrammi in modo da evitare un ritardo nella riproduzione dei giochi o dei contenuti video che state guardando in quel momento. Inoltre è presente una modalità gioco che serve a regolare automaticamente le impostazioni del monitor, così avete immagini più vivide e più luminose. Infine abbiamo l'Eco Saving Plus e la Eye Saver Mode. La prima riduce la luminosità del monitor per ottimizzare l'efficienza energetica, la seconda riduce l'emissione di luce blu in modo da non affaticarvi la vista. Quali sono i pregi di questo monitor? Prima di tutto la ricarica wireless, che è comodissima, voi non dovete avere dei cavi, non c'è niente che vi dia fastidio mentre state lavorando, lo appoggiate davanti a voi, ce l'avete sempre a disposizione, se vi chiamano potete rispondere al volo, quindi ed estremamente comoda. Inoltre Samsung Wireless Charging Monitor è polivalente, il che significa che è pensato principalmente per il lavoro, ma si addice anche al gaming. Ci tengo però a sottolineare che non è adatto al gaming più estremo, vista la frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Mi è piaciuto poi molto il design di questo monitor, perché è molto curato e molto elegante, in più si distingue rispetto agli altri monitor perché è bianco. Infine, a colpirmi particolarmente è stato il prezzo estremamente contenuto considerando le performance di questo monitor. Parliamo infatti di 209 euro per la versione da 24 pollici, ossia questo, e 279 euro invece per la versione da 27. Hello! I'm hungry. Quello che non ho apprezzato invece è Light Saver Mode, perché la differenza cromatica una volta attivata è molto evidente ed è tendente al giallo. Se avete qualche domanda su questo monitor, naturalmente lasciateci un bel commento. Ricordatevi di pagare assolutamente l'affitto mettendo un bel like, condividendo il video, commentando e dicendo che sono stata bravissima o che non vi è piaciuto per niente. Iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale e ricordatevi di iscrivervi anche al nostro canale di Telegram, dove potete vedere tutti i backstage, per esempio com'è che Fiona mi sta aiutando a registrare il video in questo momento. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.